Buonasera a tutti, buonasera a Salerno, buonasera a quanti ci seguono in televisione, buonasera a Nancy Squitieri. Buonasera a voi, buon Capodanno. Nancy Squitieri che torna nel Teatro Verdi di Salerno, che l'ha vista al posto di questi professori, di questi musicisti dell'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, a cui rivolgiamo un applauso in anticipo per le emozioni che sapranno regalarci. In questo concerto di Capodanno 2013 che sarà molto emozionante. Molto, e che iniziamo questa sera in una maniera anomala, perché 2 giorni fa una grande donna ci ha lasciato. Per questo vi chiediamo un minuto di raccoglimento per la senatrice a vita Rita Levi Montalcini. Grazie. Ricordiamo Rita Levi Montalcini. Bene, vogliamo ricordare così una donna, premio Nobel, uno scienziato straordinario, ma soprattutto una donna che ha tenuto alto il nome del nostro paese fino all'ultimo giorno, con grande dignità e con grande spessore umano. Ecco, questo è quello che ci ha colpito di più di questa donna, che abbiamo voluto ricordare. Dicevo che Nancy Squitieri ritorna al Teatro Verdi, perché Nancy, sì. Oltre, lei è una conduttrice televisiva, 12 anni ormai di Rai, Uno Mattina con Paolo Limiti, insomma, ma lei nasce, è violinista, grande nasce competenza, violinista. Nasci, sei violinista, perché poi uno la musica ce l'ha sempre dentro, no? Certo.
Questo. E ti serve per tutta la vita la musica. Ecco, e quindi insomma io prima di entrare qui sul palco l'ho vista salutare molti di questi musicisti, dei professori che con sono sul palco. Con grande stima e con grande affetto. Proprio perché insomma lei era uno di loro. Bene, noi prima di iniziare vogliamo chiamare ovviamente sul palco il direttore d'orchestra. Direttore donna, questa sera direttamente dalla Francia, Marie-Christine Forget, dopo vi parleremo di lei. Prego direttore. Marie-Christine Forget. Dov'è? Raccogliamola con un applauso, naturalmente. Prego, direttore. Bonsoir. Da Salerno, dal Teatro Verdi, da una città che si illumina ormai da settimane con le luci d'artista, visitata da milioni, il sindaco De Luca ha parlato di 2,5 milioni di turisti fino a ieri sera, una città che quindi rappresenta il fiore all'occhiello della Campania. Da Salerno, un saluto innanzitutto anche in TV, per quanti ci seguono ovviamente in TV e a voi che siete qui in platea e nei palchi, un saluto con l'inno di Mameli. Monica Salernitana Giuseppe Verdi e naturalmente al nostro paese che ha bisogno di applausi in un momento così difficile. Allora noi iniziamo adesso questo concerto di Capodanno che vedrà l'esecuzione di musiche di diverso genere che si combineranno naturalmente molto bene tra loro. Partiremo come? Subito con Giuseppe Verdi, abbiamo parlato poco fa per gli amici che ci seguivano e partiamo con la Sinfonia di Luisa Miller, quindi parliamo di borghesia e di amore di questa eroina. 1849, noi ci ascoltiamo l'ouverture da Luisa Miller. Che fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli proprio nel 1849. Prego. Thank you.
Come inizio niente male, come inizio d'anno, come inizio niente male, bellissimo, l'emozione che si respira dietro le quinte è altissima, nonostante si tratti appunto di professori d'orchestra, di persone che hanno esperienza, ma hanno emozione, questa emozione la stanno trasferendo a tutti noi. Questa è la magia di un concerto, ogni volta è ripetibile. Sì, è vero, sempre. È esattamente così. La stessa emozione che abbiamo anche noi adesso nell'introdurre uno dei protagonisti di questa serata, un tenore definito
l'erede di Caruso per la sua voce, per il suo timbro, no? Sì, napoletano, violinista e tenore, Francesco Malapena. Vi leggo cosa dice di lui la critica. Nel 2004 la critica ha scritto di Francesco che è nato esattamente 100 anni dopo il grande tenore napoletano ed è erede potenziale del mitico Enrico Caruso, essendo dotato di un timbro vocale argentino e di una capacità interpretativa veramente rara. La sua vocalità si fonde perfettamente alle sue capacità di musicista polistrumentista. Lui è Francesco Malapena. Francesco Malapena, che chiamiamo qui naturalmente. Buonasera, un applauso. Questo straordinario tenore col quale poi dopo scambieremo anche qualche battuta, che ci introdurrà in uno dei momenti subito molto suggestivi di questo spettacolo. No? Sì, parliamo di bellezza, recondita armonia, un'aria dalla Tosca. Dalla Tosca, Francesco Malapena. Bellezze insieme confonde, ma la vita la costai, il mio solo pensiero, Cavaradossi, che appunto dipingendo
una donna, insomma, il suo amore per Tosca lo descrive paragonandolo proprio a questa donna che dipinge, Maria Maddalena, e questa emozione si respirava tutta dietro le quinte, no? Direi, adesso un'altra emozione. Sogniamo un po' adesso, passiamo sogniamo ad una favola. Sì, quella dello Schiaccianoci, questa suite di questo musicista straordinario russo di Tchaikovsky, e l'ultimo l'ultima delle sei danze, ed è il valzer? Il valzer dei fiori, immancabile durante il periodo di Natale, ambientato proprio durante la vigilia del Natale. Certo, che si apre con una solo d'arpa. Il valzer dei fiori. Thank you.
insomma, veniva quasi la voglia di danzare, no, dietro le quinte, Nancy, perché queste musiche ti prendono, una magia che ti prende. Adesso, a proposito di magia, ascolteremo tra un attimo, cominceremo ad entrare anche nel vivo di un altro protagonista, insomma, conosceremo un altro protagonista di questo concerto e nel vivo, quindi, di questo concerto di Capodanno, perché ascolteremo quella che viene definita da tutti la tromba del cinema italiano. Nello Salsa. Nello sì. Salsa, lo vogliamo chiamare subito, Nello Salsa. Buonasera. Consacrato dopo l'assegnazione del premio Oscar alle musiche di Nicola Piovani per La vita è bella, che poi ascolteremo successivamente. Ma adesso partiamo da un tema famosissimo di un film straordinario che comincia la trilogia definita del dollaro, no? Quella di Sergio Leone, il primo di questa trilogia. E si aggiudicò addirittura un Nastro d'Argento nel 1965. E pensate che Morricone e Sergio Leone inizialmente non andavano molto d'accordo, poi trovarono un... Mai d'accordo, ecco, quindi io volevo essere buono. Diamo insomma. Un dettaglio, un mai d'accordo. Mai d'accordo. Io ho fatto, ahimè, purtroppo l'ultimo film di Sergio Leone, C'era una volta in America, era una lite continua. E quindi come si fa? Costruttiva. Perché Leone voleva sentire i temi che gli altri registi avevano scartato a Morricone. Infatti Per un pugno di dollari non si chiama così. L'originale è Lullaby, era una ninna nanna che Ennio aveva scritto per un documentario. Pensa, era per flauto dolce e clavicembalo. Questo molti, pochissimi lo sanno. Peraltro Ennio Morricone firmò questa colonna sonora con lo pseudonimo Dan Savio. Vabbè, quello si portava nell'Ouest, perché si portava? Perché l'Ouest era una cosa americana, invece poi è stato fatto tutto qui, no? Assolutamente. Anche tutta questa saga degli spaghetti western. Insomma. Ecco, allora noi andiamo nel West. Qui ad ascoltarlo per ore, però andiamo avanti. Andiamo nel West. Nel West di Sergio Leone con Nello Salsa per un pugno di dollari. Prego, maestro. Thank you.
Grazie maestro. Adesso grazie maestro per queste emozioni che ci ha regalato. E adesso permettiamo al maestro di sostituire lo strumento, perché da una tromba solista passiamo ad un flicorno soprano per il prossimo brano, ancora di Morricone. L'esperta sei tu, quindi non posso che ascoltarti in religioso silenzio, però questo film da cui è tratto, questo brano che adesso il maestro Salza ci suonerà, è un film famosissimo, La leggenda del pianista sull'oceano. Del 98, sì. Del 98, un film con la musica scritta da Morricone e la, il tema che ci suonerà appunto il maestro Salza, Plain Love, che praticamente è l'amore, che insomma Novecento, che è il protagonista di questo film straordinario, veramente uno dei film più belli che siano stati mai realizzati, narra, canta, insomma, perché vede la sua bella allontanarsi. Senza, no? Nessun premio. Però è uno dei film più belli. Sì, sì. Uno dei film più belli. Ascoltiamo Plain Love. Come no, lo diciamo dopo. Non c'è il premio alla musica questo film. Il premio che cosa? Te lo ricordo. Golden Globe e Nastro d'Argento per miglior colonna sonora. No, dopo. Nel 98, un anno dopo. Un anno dopo ha avuto questo premio. Non quando è uscito. Assolutamente. Insomma, non quando 97 è uscito. Vabbè, ma le cose buone. 98 vincitore di due premi. Anche questo, maestro, l'ho fregata. Continuiamo. No, no. Dopo non ho mai fregato. No. Non ha preso nessun premio. Orchestra Filarmonica Salernitana, il maestro Nello Salza. Prego. Plain Love. Thank you.
Dunque 900, che protagonista del film La leggenda del pianeta sull'oceano, che suona per la sua bella, che vede partire, insomma, allontanarsi per sempre. Abbiamo forse, siamo tutti tornati con la mente a quel film, a quelle immagini, come soltanto le colonne sonore sanno, sanno fare, no? Sanno raccontare. Allora, adesso torniamo invece a Puccini, perché torniamo a una romanza molto famosa. Di un Cavaradossi ormai innamorato in prigione a Castel Sant'Angelo, scrive che, una poesia per la sua amata. Che rievoca appunto questi bei momenti passati con Tosca. Noi salutiamo anche quanti ci stanno seguendo in televisione, attraverso Telecolore, sul canale 826 di Sky, in Campania, sul digitale terrestre, e naturalmente vi lasciamo a Marie-Christine Forget e Francesco Malapena. Assolutamente. Prego, con Puccini e Lucevan le stelle. Grande applauso per il maestro Malapena, la direttrice Marie-Christine Forget, l'orchestra salernitana
Filarmonica Giuseppe Verdi, per il primo clarinetto Giovanni Punzi all'Opéra di Parigi, sempre ben accetto nella sua città, grazie naturalmente e complimenti per quello che fa. Un'altra eccellenza del Conservatorio di Salerno. Del Conservatorio, perché ha studiato qui, si è formato qui e adesso è all'Opéra di Parigi. E quindi insomma. Pensa un po', salernitani in giro per il mondo. Eh sì, salernitani illustri nel mondo, potremmo sempre, dire. No? Sì. Allora, adesso da Puccini a Rossini, un altro brano famosissimo, no? Chiudiamo questa prima parte di concerto con l'ouverture della Gazza Ladra, che dal 1817 alla Scala di Milano, giorno della sua prima esecuzione, ebbe già grande successo. Oggi è uno dei brani più conosciuti ovunque. E questo scroscio di tamburi che annuncerà questa sinfonia. Vi lasciamo, poi naturalmente la prima parte si concluderà e ci rivedremo dopo circa 15 minuti. La Gazza Ladra. Thank you.